Grazie, benvenuti a tutti. Attenzione alle considerazioni banali di Guglielmo Pelliccioli, che saranno delle bombe atomiche, ma il più delle volte sono utili e necessarie alla nostra riflessione per quello che noi possiamo poi servire o essere utilizzati per le sue riflessioni. Io intanto ringrazio tutti voi che francamente devo dire la verità, con Paolo Righi avevo scommesso che forse non ce la facevamo a riempire la sala, sono stato smentito. E quindi devo ammetterlo, perché non pensavo che di giovedì pomeriggio tutti noi che abbiamo necessità ovviamente di operare, vero, ci fossimo portati in questa splendida location. A questa ragione abbiamo allestito comunque un servizio di video audio, grazie a Beta Formazione che è qui con noi, che sta credo registrando l'intero convegno, e quindi poi sarà possibile utilizzarlo, vederlo, e al termine, prima che termini questo convegno, avremo modo di darvi le istruzioni di come si farà, ma penso che basti entrare in un sito e poi si chiedono questi contenuti. A me il compito di introdurre questa giornata, e ringrazio Guglielmo di averla definita una giornata tecnica, perché tale vorrebbe essere oggi. Siamo praticamente a registrare l'ennesima regolamentazione della nostra attività, non che lo dica in senso negativo, ma tutto sommato questa continua attenzione verso gli operatori che hanno una necessità, che è quella di sostenersi e di sostenere un mercato, porta con sé alle volte anche delle problematiche, cosa posso dirvi, di tempo, di analisi e di gestione. Comunque, un passaggio veloce su alcuni elementi. Il mercato. Il mercato sappiamo che non va bene. Ho qui un grafico che mi sono fatto stampare questa mattina, fonte, sì, la solita fonte del nostro Agenzia del Territorio, e vediamo che il grafico, insomma, è un movimento, vero? Fra l'altro un movimento, cosa posso dire, ormai Guglielmo, periodico. Vediamo il 90 e il 91, 558.000 compravendite, parlo del residenziale. Andiamo nel 2005 e 2006, tocchiamo gli 869. Oggi registriamo 2011 598 atti di compravendita. Questo sul lato residenziale. Questo per darvi un quadro di una situazione che tutti noi riconosciamo essere una situazione particolare. Si vende meno. I tempi di vendita si sono allungati, c'è chi dice 6 mesi, c'è chi dice 4, comunque si sono allungati. Pare che nelle grandi città, e qui noi lo riscontriamo, si siano allungati meno. Gli operatori, la fonte Righi parla di 160.000 iscritti, noi abbiamo un oltre 100.000. Io spero, Paolo, che riusciremo ad avere, anche Valerio, ad avere dati certi su questi soggetti che sono sul mercato. Di certo dai 70.000 di qualche anno fa, Elio Docet ne sa qualcosa, oggi abbiamo superato la soglia di 100.000 e sempre se ne immettono nella nostra attività, e quindi questo è un segnale da guardare. Un altro dato interessante è 45.000 circa le agenzie, cioè gli uffici, le vetrine, quelle aperte, con un dato direi significativo. La stragrande maggioranza sono agenzie indipendenti, la minoranza sono agenzie organizzate, franchising, società di intermediazione, strutturate. Vi posso dare dati che sono 38.000 le indipendenti, 6.500 le organizzate. Quindi un parterre che va tutti i giorni in piazza. Oggi la piazza, diceva appunto Guglielmo, poi lo verificheremo a suo tempo, la piazza non è più una piazza solo fisica ma è anche virtuale, e quindi questo diciamo esercito di operatori si scontra con cosa? Con una crisi che oggi è fatta crisi di volumi, una crisi diciamo di rapporti, ma soprattutto una crisi di valori. Allora, l'Europa con la Bolkestein ci ha messo del suo, ci ha un attimino disorientati all'inizio, ci ha portato a dover gestire sia i decreti attuativi sia i regolamenti di attuazione, ed oggi qua ne stiamo celebrando uno. Questa Europa che ci ha aiutato da un lato a sentirci, diciamo, operatori riconosciuti, dall'altro ci ha soppresso il ruolo, fermo restando i requisiti. Voi sapete che è stata una battaglia difficile sia internamente che esternamente. Ciò che oggi noi possiamo dire con grande
direi sì, insomma, entusiasmo e comunque con una conferma del dato che per fare gli agenti immobiliari i requisiti rimangono, serve una scolarizzazione, serve un accesso direi mirato. Le liberalizzazioni però in senso lato noi le aspettavamo al varco anche su altre situazioni, i taxi sono il punto di riferimento, no, di queste liberalizzazioni, ma sugli albi professionali, ma sulle tariffe, ma sui minimi tariffari. E di fatto io penso che stiamo registrando che sì, se ne parla in continuazione, è come l'abbassamento vero delle indennità dei parlamentari, se ne parla sempre, è importante parlarne, però è normale che poi restino le cose così e noi questa normalità non amiamo, vorremmo tentare di non rassegnarci a questa situazione. Quindi vediamo come potremmo fare. Il governo oggi è un governo che ha commissariato di fatto il potere, un governo che, con il quale noi ci confrontiamo giornalmente e che tutto sommato ha due obiettivi, fare cassa e per fare cassa pare che abbia visto ciò che è visibile, e cioè fa cassa attraverso la casa. Ora, fare cassa non solo attraverso la casa, ma per noi che trattiamo case, immobili, negozi, capannoni, aziende e compagnia bella, ci rimane un po' preoccupante vedere come la mancanza di fantasia non porti questo governo a prendere delle decisioni che secondo noi sono decisioni necessarie. Ora, in associazione dobbiamo essere anche molto onesti, molto franchi. Ci dispiace che questo governo abbia guardato veramente alle persone che di soldi ne hanno ben pochi e hanno lasciato stare quelli che di soldi ne hanno molti. Ora, parlare di patrimoniali in Italia vuol dire già farsi etichettare sei di sinistra, sei di destra, sei di centro. Allora, io credo che tutti voi mi conosciate, ahimè forse diceva giustamente Passuti Zamberletti, rimango a essere, forse a breve sono un pensionato, vero, della professione. Però diciamo che si sa bene che io come la penso e io dico che oggi era il momento di toccare i grandi patrimoni, far pagare di più a chi ha di più e far pagare il giusto a chi non ne ha. Oggi probabilmente ci sarà un aggiustamento, l'IMU porta con sé gravi situazioni particolari, io se vi parlo e se potessi parlare, e penso che con Guglielmo Pelliccioli avremo modo di fare un approfondimento, vi posso dire che conosco benissimo le operazioni che hanno determinato la nascita dei grandi patrimoni negli anni 2000, io ho vissuto le dismissioni, ho vissuto l'acquisizione Telecom, ho vissuto situazioni dove senza una lira si comprava un mondo. Allora, se uno senza una lira ha comprato il mondo, oggi ci può restituire una parte di quel mondo, per cortesia? E come lo si fa? Non posso andare né io né Guglielmo a chiedere a qualcuno di cui non voglio fare il nome, ma non ho problemi a farlo in una separata sede, ridammi indietro un po' di soldini, non per me ma per tutti noi. Ma il governo può intervenire per aggiustare il tiro e fare in modo che chi più ne ha metta un po' di più in questo momento di commissariamento governativo e in questo momento di situazioni di crisi che noi in periferia, io abito in una località che si chiama Polesine e vi posso garantire che non ci sono solo zanzare e nebbia, ma c'è una crisi tremenda, non si riesce a vendere. Manteniamo alta la nostra possibilità di tenere aperte le agenzie, molti fenomeni di accorpamento ad agenzie si stanno vedendo per risparmiare nelle spese, perché ci inventiamo gli affari, perché non ci rassegniamo, ma se dovessimo aspettare l'indotto che arriva, che magari in alcune zone ancora c'è perché vivono di privilegio, ecco, noi avremo già chiuso non solo le nostre agenzie ma l'intero Polesine. Allora, aver messo la casa, ma soprattutto la prima casa, al centro di questa attenzione fiscale, a noi questo non ci va, non ci piace. E qui ecco che, secondo noi, la Consulta è questo strumento, direi, importantissimo di unione, quello che permette di dire a Guglielmo Pelliccioli, voi e non te, giusto? Cioè, inteso come noi tre organizzazioni, dobbiamo sicuramente farci sentire. Allora, cosa fare? Di certo bisogna incentivare invece. In questo momento chi parla in linea e sta nel conformismo di certo gode di buona nomea, ma non fa bene all'economia. Allora io credo che agli addetti ai lavori un messaggio vada, come posso dire, dato e amplificato.
vogliamo uscire da questo momento in una piccola parte anche grazie al nostro intervento, allora non si tassi ma si incentivi, allora si riducano le tasse. Diceva Elio Gabetti, che ha mostrato prima un articolo che io ho lanciato alla grande in questi giorni sui siti, si parla di detassare la compravendita e ci sono due sottosegretari che si stanno muovendo su questo, ma sia Righi che Angeletti che il sottoscritto, ti posso dire Elio, cerchiamo di avere informazioni più vive, più vere, magari per dare una mano a questa situazione, e non riusciamo ad entrare nei meandri governativi, almeno io non sono riuscito, Paolo, ad avere dettagli su questo, ma se ne continua a parlare. Allora, come diceva Elio, una delle poche notizie buone per il mercato, io dico abbiamo bisogno di notizie buone, perché la casa la si compra sì se ho i soldi, sì se me li danno, e poi parliamo un attimo di mutui, che non ho bisogno di dirvi che la domanda di mutuo è calata attorno al 45-47% meno, ma ho bisogno anche di ottimismo. La casa è comunque un impegno, se non guardo più in là del prossimo giorno mi fermo, non compro niente, attendo, e la troppa attesa alle volte, non ve lo insegno io, è il male di un'economia invece di mercato che ha bisogno di stimoli, che ha bisogno di provocare mille cose. Parliamoci chiaro: uno, far emergere il sommerso. Non lo si fa solo con le finanze a Cortina o a Roma, non è così. Il sommerso bisogna incentivarlo ma mantenere i patti, perché già qualcuno fece emergere il sommerso ma poi il patto non è stato mantenuto con questo soggetto, e quindi il soggetto ha detto ben me lo guardo di andare a Lugano a portare i soldi qua. Chi vi parla a Lugano non ha una lira, sia chiaro. Però parliamoci chiaro, ci sono soldi fuori? Facciamoli rientrare, diamo una possibilità che questi rientrino con un pagamento di imposta, ma che sia un pagamento chiaro, un patto chiaro, in modo tale da riportare liquidità. Chiunque di voi, so di dire cose anche un po' così, ma insomma chiunque di voi sa che ormai è saltato il sistema dei pagamenti in Italia. Non paga lo Stato, non pagano i privati, non pagano le aziende. Ti senti dire, senti, io ti pago quando mi pagano. E quindi il problema è che se nessuno parte a pagare, qui si blocca tutto. E ogni tanto esce, è vero, una parola santa che si dice abbiamo X miliardi messi a disposizione per il rimborso eventualmente IVA o per recuperare quello che lo Stato dovrebbe dare alle imprese, e si parla allo Stato perché il governo fa presto a parlare con se stesso, ma pensiamo anche al sistema privato, ci sono aziende che hanno fermato i pagamenti. Quindi non è fuori luogo parlare di incentivare, quindi credo che uno fra gli impegni fondamentali del nostro stare assieme sia anche avere il coraggio di andare avanti il governo, spiegargli che l'incentivazione porta più guadagno, detassazione della prima casa. Io non sono convinto che si debbano pagare dal 10 al 15% in più nella prima, dal 17 al 20% in più nella seconda casa, quando mi approccio all'acquisto della casa. È fuori luogo, non lo trovate da nessuna parte in nessun prodotto. E pensare che la casa è il bene primario degli italiani, si dice. Camere di Commercio, a me è il compito di lanciarvi delle pillole, poi vediamo che questo discorso sia veloce, cerco di essere velocissimo. Io credo che la deregulation Bersani-Docet abbia dato tanti segni positivi ma anche creato tanta confusione. Mai come in questo momento le Camere di Commercio fanno ognuna quello che vuole. Si sono creati degli organismi di condotta comune spontanea fra le Camere di Commercio. Milano, Treviso, Padova, Firenze, Roma, tanto per fare dei nomi, si autoincontrano proprio per avere degli indirizzi. Io mi auguro che oggi avremo anche risposte ufficiali, ma la deregulation la dobbiamo probabilmente gestire. È l'Union Camere l'ente con il quale noi potremmo fare l'Italia, un'Italia una e unita. Io ve ne parlo perché per gli addetti ai lavori sapete bene cosa vuol dire formazione, cosa sono gli esami, quando li puoi rifare, anche proprio gli aspetti procedurali più minimi creano disorientamento. Per legge un esame uno lo può ripetere, se viene bocciato dopo 6 mesi va in 2 province italiane e lo rifai quando vuoi. Allora questo io non ce l'ho con quello che lo rifà quando vuoi, perché io sono convinto che uno l'esame lo possa rifare anche il giorno dopo, ma non è giusto per quello che aspetta 6 mesi. E quindi dobbiamo creare un attimo di uguaglianza, un attimo
attimo di linearità in queste cose. Quindi l'accesso alla professione. L'accesso alla professione oggi, sapete bene, è fatto attraverso un unico canale. Il canale è il diploma, il corso e l'esame. Oggi si fanno esami in quasi tutte le Camere di Commercio d'Italia, in altre non si fanno da circa 2 anni, in alcune si fanno una volta all'anno. Anche questo non va bene, perché c'è il migrare dei soggetti, si prendono residenze strane per poter fare un esame. Anche questo non va bene, perché se da un lato noi pretendiamo giustamente che ci sia un percorso mirato, giusto, professionale, corretto per accedere alla professione, è altrettanto vero che gli strumenti devono essere uguali per tutti, altrimenti nascono le migrazioni come nascevano probabilmente per gli avvocati, non so se vi ricordate, in alcuni collegi dove si andava a fare l'esame per l'abilitazione. Quindi, secondo noi, e qui lo diciamo con molta chiarezza, in questo momento, quanto mai in questo momento, torna in auge anche la seconda strada, che è la cosiddetta praticantato. È un argomento delicato, un argomento che ci ha anche tenuto un po' distinti, è un argomento che però il territorio, non gli addetti lavori o i pensionati che già hanno dato, ma i giovani reclamano, perché vogliono aprire aziende, perché vogliono allargare le loro capacità. Ma su questo bisogna stare attenti nell'equilibrio, perché mi diranno tutti i miei colleghi: Bellini, sì, se tu mi apri al praticantato entrano le incompetenze, entrano le precarietà, entrano situazioni difficili. No, va gestito. Intanto è una legge dello Stato dal 2001 che manca solo di un regolamento. Due, a 11 anni data di certo vanno ritoccate le cose. In casa Anama sono cambiati alcuni atteggiamenti, riteniamo che la pratica di un anno, che un corso spalmato nella pratica è una verifica, chiamiamola pure esame finale, si debba fare, ma non si può togliere al mercato la possibilità o di accedere attraverso una formazione scolastica online ed un esame e una pratica nelle aziende. Vi dirò che quasi di suo oggi è difficile poter fare la pratica, perché molti di noi non accettano volentieri potenziali concorrenti all'interno dell'agenzia, molti di noi non hanno il tempo di seguire il praticante, molti di noi non hanno la convenienza. E allora qui l'equilibrio fra le norme del welfare, cioè fra le norme della modifica, delle norme di modifica dei contratti di lavoro e la pratica professionale, possono portarci a trovare un equilibrio. Ciò che voglio lanciare oggi in maniera molto seria alla platea è che non è sufficiente stare fermi su un'unica logica di filtro totale all'accesso, ma bisogna creare una possibilità d'accesso sempre filtrata, perché provata e verificata, ma che dia ad altri la possibilità di vedere il mondo diverso da come lo vediamo noi. La provvigione è un altro argomento non da poco, il codice civile del 42. Io credo che un grido d'allarme bisogna lanciarlo. Guardate che i tribunali, quando si parla di provvigione, vedono una cosa che non va tutelata. Adesso dico una cosa brutta, ma voglio solo per farmi capire. La provvigione, che è un diritto, no? In capo al soggetto che mette in contatto le parti per la conclusione di un affare, è un diritto che noi dobbiamo ribadire e che va salvaguardato. Dobbiamo ribadire che per salvaguardarlo dobbiamo aiutare la giurisprudenza e quindi patti chiari, no? Si dice che se non c'è patto ci si rifà gli usi e quella diventa una storia lunghissima. Allora i patti, e allora se i patti sono fondamentali, perché non dare una mano alla giurisprudenza e non dare una mano a chi controlla la nostra professione, obbligando a chi è in regola ad utilizzare strumenti cartacei da sottoscrivere prima di andare sul mercato? Morale. Anama ha lanciato alcune idee. La lotta all'abusivismo. La lotta all'abusivismo è una cosa che ci unisce. Io adesso, se vi parlo di lotta all'abusivismo, siamo tutti d'accordo. La lotta all'abusivismo si fa anche con fatti pratici, però, con situazioni, direi, che non sono solo il controllo. Fra l'altro, chi controlla? In tutta Italia non solo le Camere di Commercio, ma anche i sistemi di controllo non si capisce bene. Ci va la finanza? Ci va i carabinieri? O è meglio mandare Laudadio e Morello che vadano a fare con la loro telecamerina e li eleggiamo nostri controllori? Perché solo quelli possono trovare la società che è iscritta al ruolo, perché ha un amministratore, ma ci opera un signore che ha il patentino, che non ha mai avviato in Camera di Commercio e non fa le fatture.
Dove, ma quando mai la finanza troverà questa situazione se non spiegandogliela noi in dettaglio? Allora, lotta all'abusivismo, ma di certo non possiamo, abbiamo capito prima, stiamo superando le 100-150.000 unità, non è che siano troppe, ma sono, non sono più i 70.000 di qualche anno fa, quindi se sul mercato ci devono essere dei professionisti, questi devono essere in regola, devono essere a posto. Oggi sentiremo chi ha maggior ragione, chi avrà più uffici dovrà nominare un responsabile all'intermediazione al suo interno, cioè si vanno a chiudere alcune maglie che lasciavano aperta la possibilità di una sorta di abusivismo legalizzato. Ma questo, che assieme a questi strumenti, deve portare di pari passo anche ad una educazione dei consumatori. Guglielmo, dobbiamo parlare alle associazioni dei consumatori, non solo per i moduli e i formulari che devono essere depositati in Camera di Commercio e che devono essere informati alla buona fede contrattuale, non solo per un controllo, io ricordo quella polemica con autoconsumo, che era una cosa incredibile sulla quale abbiamo reagito un po' tutti, e cioè eravamo tutti erba in un fascio, eravamo tutti dei delinquenti, non è così. Noi dobbiamo entrare in un rapporto con le associazioni dei consumatori per ottenere da loro anche la capacità di discernere. Io vado da Elio Gabetti perché so che Elio Gabetti è un mediatore in regola, vado da Paolo Bellini perché so che è in regola, non vado da quel signore là nonostante abbia la vetrina. Perché il problema è che per aprire un'agenzia immobiliare oggi, lo sapete bene, basta prendere in affitto una vetrina, non è che ci vuole il patentino, vero? Basta aprire una Claire. Speriamo che questo non avvenga, e la nostra unione, togliendo quelle situazioni che sono fuori dalla logica, ma unendogli i nostri sforzi anche con gli strumenti necessari da mettere in mano al consumatore, questa lotta la possiamo vincere. Pensate quanto importante è il fatto che se pago la provvigione a uno che non è iscritto o comunque non è in qualifica professionale, non solo non gliela devo dare, ma me la deve restituire. Qui la giurisprudenza, ecco che il tribunale, i magistrati, la magistratura devono capire che noi siamo al loro fianco, perché vogliamo che alla fin fine, quando poi devono esaminare le nostre cose, non le esaminino già con delle situazioni preconcette. Vi dico che l'avvento della mediazione civile, e già mi piace che l'hanno chiamata mediazione, nobilitandola, no? La mediazione civile, che è quella che si fa prima di andare in causa, con tutti i suoi difetti, è una situazione che ci ha messo al centro dell'attenzione. Non perché noi andiamo a fare i mediatori civili, e sto terminando, ma perché questo ha imposto al magistrato, ha fatto capire al magistrato come sia fondamentale cercare le posizioni, facilitare gli incontri e portare a casa la conclusione o di un affare o di un accordo o di una transazione. L'incompatibilità è un altro argomento che va rivisto. L'incompatibilità è fondamentale quando si parla di attività principale, cioè siamo, lo sapete, l'unica categoria che ha uno, l'incompatibilità così forte, non ereditate mai un albergo, perché non saprete mai chi farlo gestire. L'albergo non ve lo gestite neanche se è vostro di famiglia da 7 generazioni. O fate gli albergatori, giustamente, o fate gli agenti immobiliari. È una battuta che vi fa capire che bisogna gestirla, bisogna aggiustarla questa incompatibilità. Non al basso, ma all'alto. L'incompatibilità deve premiare la competenza, deve premiare chi ha titoli, deve premiare colui che fa l'attività in maniera principale. Questo regolamento vi parlerà, sentirete parlare di mediazione occasionale, 60 giorni. Io sono impazzito quando ho sentito questa cosa. Ci abbiamo lottato non so quanto per togliere l'occasionalità generale. Abbiamo visto che non è quella che ha novato il codice, ma è una situazione per cui ci può essere nelle aree turistiche, in alcune zone, chi lo fa per non più di 60 giorni all'anno, e qui lo può fare, ma deve essere comunque in regola, deve essere iscritto, deve avere tutto quello che abbiamo noi che operiamo. Quindi l'incompatibilità va analizzata, va studiata, va un attimino adeguata ai tempi. Per finire, gli obblighi del mediatore. Dicevo prima, siamo una categoria incredibile, no? Siamo gli unici che negli atti pubblici dobbiamo dire cosa prendiamo, quali sono i nostri assegni, come ci chiamiamo e qual è probabilmente il numero di scarpe. Perché in base al numero di scarpe c'è anche una percentuale sulla provvigione, forse da dare a chi non so chi di dovere.
Allora, noi su questo non ci siamo tirati indietro, abbiamo detto, e ricordo gli amici pensionati, i miei colleghi, abbiamo detto qui ci danno un attimino anche un ruolo, ci dà un'importanza, in più delle volte questo a fini provvigionali, a fini di rapporto ci ha aiutato, perché il notaio, che è voce importante nel rapporto, quando chiedeva chi è il mediatore, l'avete pagato, datemi l'assegno, alle volte ci ha reso anche onore, no? Perché, ripeto, la maggioranza degli operatori in Italia sono operatori indipendenti. Meno problematiche hanno avuto le aziende strutturate, le società che hanno diciamo le loro varie divisioni. Perché? Perché la questione del patto provvisionale è comunque regola, perché gli accordi si fanno prima e non si fanno durante e nemmeno dopo. Però la maggioranza del della nostra professione è fatta anche da persone che lavorano in proprio direttamente dentro il loro ufficio, magari coadiuvati dalla famiglia, per portare avanti il loro business. Quindi noi dobbiamo guardare a questa maggioranza. Vi ricordo solo, Guglielmo, perché non vuoi mai che ti dimentichi, noi abbiamo obblighi di informazione dovuti al codice civile, no? Dire tutto ciò che è in nostra conoscenza, e oggi nel 2012 non è più possibile che ti dico guarda forse passa un esproprio di lì, no, te lo devo dire perché ho colpa se non te lo dico, perché devo far di tutto per saperti dire come vanno le cose. Obbligo di correttezza, obbligo di copertura assicurativa, l'antiriciclaggio, la registrazione delle scritture private, quindi obbligati in solido, l'esposizione dei dati fiscali nei registri e via di seguito, e poi ci si mette a fra poco la questura, vi ricordate, con la dichiarazione antiterrorismo, ovvero siamo supportati dagli obblighi. Allora, noi non abbiamo problemi, Righi qua può testimoniarlo, di prenderne anche altri di obblighi, però che ci sia un dot des. Noi vogliamo essere tenuti a degli obblighi come si deve, ma vogliamo, e dal governo e dalle procedure e dalle istituzioni, vogliamo un riconoscimento. Che riconoscimento deve passare? Uno, attraverso una agevolazione alla nostra attività. La Fiat chiedeva agevolazioni per vendere le auto, noi vogliamo agevolazioni per i cittadini per poter intermediare case. Vogliamo che la prima casa non sia colpita, vogliamo che sia l'obiettivo primario delle nostre famiglie. Vorremmo incentivi fiscali, non si sente più parlare del recupero degli interessi sui mutui, no? Ma se ne parla poco. Perché? Perché non ha più importanza. Non ha più importanza il fatto che tu mi fai, come si dice, riconoscere a livello di costo in dichiarazione di redditi quel 19% sulla mia provvigione. Ha poca importanza, perché è più facile fare in nero queste cose. E quindi chi non è strutturato cade preda di questa agevolazione. No, questo noi non lo dobbiamo permettere, dobbiamo fare in modo che, e lo diciamo, e siamo in grado di dimostrare il recupero del quantum meno, perché sapete che per norma costituzionale ciò che tu chiedi in agevolazioni devi recuperarlo in un altro modo, e siamo in grado di dimostrare che si può recuperare anche solo con l'incentivazione del mercato. E quindi il calo dei mutui è una conseguenza, meno 47 la domanda, abbiamo ancora medio un mutuo di 150-151 mila euro, ma pensate agli interventi, che sapete che è l'erogazione vera, dal 15 al 70, alcune banche erogano il 15%, dove è andata la fiducia verso i nostri? A questo punto alcune iniziative si stanno portando avanti, tipo la Fidi delle industrie e delle imprese, sta per nascere un'iniziativa governativa Cofidi, tanto per darvi un'idea, per i privati. Perché come fanno due signori con sto stipendio ad andarci a comprare una casa mediamente da 400.000 euro? Come faranno se non hanno la banca familiare che gli dà un sostegno? Non ce la faranno mai, e il mercato si blocca, e noi abbiamo bisogno invece di sbloccarlo. Quindi questo sostegno. Termino, perché vedo che Pelliccioli ormai è nei tempi. Dicendo questo, noi abbiamo tre appuntamenti che spero come consulta di portare, come si dice, a compimento, altrimenti sbagliamo di tutto. Uno, non dobbiamo essere messi fuori nel tema delle aste. Io non accetto che l'agente immobiliare in regola sia fuori dal dibattito aste pubbliche. Commercialisti, avvocati, notai e gli agenti immobiliari. Dobbiamo trovare il modo di esserci. Due, stime e perizie. Non è possibile che ci sfruttino in continuazione queste grandi realtà che ci chiamano, perché noi siamo i comparables, e ci dicono scusi, siccome devo fare la stima per quel cliente là che mi ha mandato a quella causa là che si chiama 5, cioè, lei mi dice i prezzi della zona, non diteglieli, non state a dirglieli,
bloccatevi, organizziamoci, perché poi chiamano noi per dare i valori. Quindi, per carità, non voglio lanciare un messaggio errato, ma la collaborazione è fondamentale, ma vengono da noi, Zamberletti, è così, e quindi noi pensionati ne sappiamo qualcosa, giusto Luciano? Cerchiamo di organizzarci, cioè Paolo, Valerio, su questo non ho la chiave di volta, non ho la soluzione, ma dobbiamo con forza organizzarci. Abbiamo organizzato società per i mutui, organizziamo anche società per le stime, ma facciamole noi come agenti immobiliari. L'osservatorio prezzi, altra storia. Per l'osservatorio ovviamente si rivolgono a noi, perché noi abbiamo il mercato in mano. In questo l'ANAMA è stata un po' in ritardo nella presenza degli osservatori, salvo in alcune aree eccellenti come il Piemonte, dove il mio vicepresidente vicario Antonio Pasca è un uomo effervescente, e credo sia qui, perché sono certo che è qui, perché sento la sua anima, e poi magari se lo vedo, eccolo là che lo saluto, vi dico, è un uomo che è a capo di 3.500 agenzie, 12.000 persone, che era in un palazzetto dello sport, che ha fatto anche inorridire Brignano perché si è permesso di fare il furbo, ma con questi signori abbiamo avuto modo di invece esserci di nostro e toccare con mano il fatto che siamo utili. Allora l'utilità, dicono i romani, do ut des, te la do se tu però mi dai la possibilità di esserci. Perché vi dico questo? Perché gli osservatori sembrano patrimonio o delle aziende che si danno da fare, e qui le aziende bisogna, come posso dire, dare un premio a questa loro attività, o di certi istituti con i quali io ho un ottimo rapporto e vorrei andare avanti tutta la vita, ma che alla fine si rivolgono a noi per avere i risultati. Sul catasto, la questione della compatibilità catastale, della correttezza e della logica catastale è diventato elemento fondamentale nella compravendita immobiliare, e quindi anche in questo ultimo messaggio non dobbiamo chiedere per favore dammi il servizio di accesso alle planimetrie, ma mi deve essere dato per diritto. Io che sono tenuto all'informazione preventiva al cliente non devo chiedere al geometra per entrare in quel servizio, voglio avere un servizio, mi diranno i miei colleghi ce l'abbiamo, ma ce lo stanno dando quasi per grazia ricevuta. Io Luciano la grazia ricevuta ce l'ho, la Madonna Nera a Lendinara, se vieni te la faccio vedere dal pilastrello, ma non voglio chiedere al catasto un favore, voglio che siano loro a chiederci il favore di poter utilizzare i loro servizi. Morale. Oggi ho lanciato, io non avevo un compito, vi dico la verità, questi due signori mi hanno messo alla berlina, ho detto Bellini dai inizia tu, siamo a posto, no? Si fa così bene. Io oggi mi sono permesso di lanciarvi alcune pillole, un modo di pensare, il modo che ci dà a noi ANAMA di stare in consulta. Vogliamo stare in consulta per domani, non fra un anno, domani avere fatti pratici, e da un lato vogliamo adeguarci al meglio a tutto ciò che è regolamentazione della categoria, lotta all'abusivismo, accessi alla professione e uniformare l'Italia. Ma dall'altro vogliamo ribadire un ruolo. Gli agenti immobiliari non sono secondi alle altre categorie. Grazie.